1. Salve ragazzi, qua è il vostro zio Narghilè. Oggi vi faccio vedere una preparazione di braciera, però non quella tradizionale, cioè quella semplice. Quale consiste quella semplice? Che si riempie 3 quarti, poi la carta stagnola, poi il carboncino di sopra. Qua oggi presentiamo una preparazione alla tipica americana, come gli americani si fanno le braciere. Ok, qua io ho una braciera della marca Adolfo, si chiama Adolfo. Sì, come vedete ha un buco nel mezzo. Questo qua si chiamano, per esempio, funnel. Funnel sarebbe una specie di una parola inglese per, come si deve dire, no, non mi viene in mente. Ciotola, una specie così. Perché, come vedete, ha una forma di una ciotola col buco nel centro. Io oggi lo fumerò con questo tabacco. Questo è Alfaker. Gusto grapefruit, sarebbe pompelmo se non mi sbaglio. Vedete, già bello umidito, cioè bello melassato. Oh sì, il tabacco è umido, oh yeah! No, scherzo a parte. Sì, qua come vedete, bello un bel taglio, bello rosso. Qua prendiamo un bastoncino, cominciamo a fare un po'. Rimaniamo un po' il tabacco tra il modo che è bello soffice e cominciamo. Aspettate, prima che io metto il tabacco sopra, non voglio sporcare la tavola. Facciamo qua. Ok. E iniziamo a mettere il tabacco di sopra. Lo riempiamo bello pieno prima. In cosa consiste la preparazione braciera americana? Gli americani hanno proprio questo vizio che loro riempiono il tabacco, cioè la braciera piena. Come vedete, io l'ho riempito bello pieno, però ora mica ci metto la carta stagnola. Ora cominciamo a pressare il tabacco dentro, tale modo che è bello rialzato. Ok, il tabacco nel centro non ci vuole, quello del buco, lo facciamo cadere dentro. Ok, caduto. Scusate, ho qualcosa nella gola. Ok, cominciamo a pressare. Come vedete, io proprio il tabacco l'ho riempito bello pieno. Dovete stare attento che quando voi fate questo tipo di braciera, di non lasciare dei spazi di lato dove c'è il tabacco, per esempio qua, in questi contorni, bello chiudere bello spesso col tabacco, perché tale modo che non entra aria dai lati. Fino a che voi, cioè, se voi lasciate per sbaglio un po' dei buchi di lato, può capitare che si brucia male il tabacco, perché in questo setup, cioè in questo modo di preparazione, ci consiste di stare attento di non fare entrare dei buchi, tale modo che il tabacco si brucia lentamente e ugualmente. Ok, come vedete, bello pieno. Spero che si può vedere. Ora noi prima puliamo le mani, che è bello appiccicoso. E ora prendiamo 4 strati di carta stagnola, non solo una, 4, e lo facciamo bello stretto. Come già detto nell'altro video, non mettetene solo una carta stagnola, è importante metterne abbastanza, però non dobbiamo esagerare ovviamente. Io vi consiglio sempre 4 strati, così non vi brucia subito il tabacco. Più strati avete, cioè, meno calore vi passa tramite al tabacco. Che prendiamo qua l'ago, spero che si veda. Ok,
cominciamo a fare buchi belli profondi. Il solito nel centro non si fanno i buchi perché quando c'è avete un funnel col buco nel centro, appena voi fate troppo buchi nel centro vi fa passare troppa aria. Però io consiglio sempre fare un due buchi piccoli per avere una respirazione meglio per il fumo. Poi prendete l'ago, lo spingete un po' e alzate un po' la carta stagnola, solo un pochino. Questo non consiste per non fare toccare il tabacco alla carta stagnola. Il tabacco toccherà sempre la carta stagnola. Questo consiste solo, quando fate alzare la carta stagnola, consiste solo per avere una migliore respirazione quando voi tirate. Ok, questa era la preparazione del setup americano. Era bello riempito pieno, come avete visto. Quattro strati e abbastanza buchi. Ora io lo monto sulla narghilè, faccio una piccola pausa, lo fumo un po' e vediamo com'è di evoluzione il fumo. E se è stato fatto bene. A dopo. Ok, qua è la braciera. Io qua ho i carboncini già pronti, li ho rimpiccioliti, cioè li ho spezzati a metà e li cominciamo a mettere. Ora qua, in questa tecnica, dovete sapere una cosa: non ci dovete mettere troppo carbone. Qua dovete lavorare piano col carbone, cioè ci dovete giocare col calore, tale modo che qua, essendo che il tabacco è molto vicino alla carta stagnola, dovete cominciare a sapere gestire bene il calore. Dovete sapere quando arriva alla sua temperatura per fumare. Appena sapete, ok, già è arrivata la temperatura, cosa cominciate? Cominciate a piegare, cioè a posizionare il carbone, così. Ora, per esempio, qua il carbone, appena avete raggiunto un calore, cominciate a girare il carbone. Dove non c'è la parte di carbone, ci mettete il carbone. Qua sarebbe qua, questo qua sarebbe qua. Ok, faccio una piccola pausa, comincio a tirare un po'. Qua siamo raggiunti al colpo finale. Cominciamo a fumare un po', tale modo per far arrivare alla temperatura giusta. Potete fare due cose: o ho cominciato a fumare piano piano, oppure l'ho lasciato un minuto così, senza fumare, tale modo che il tabacco comincia a riscaldarsi, potete poi cominciare a fumare. A me piace fumare direttamente, così io già all'inizio so che temperatura su e giù può arrivare. Visto dei video su YouTube dove un paio di persone hanno fatto vedere pure come si preparano le braciere, e ho visto che maggior parte di queste persone hanno detto che non si deve riempire troppo di tabacco, se no comincia a toccare la braciere, cioè la carta stagnola, e può avere il gusto di bruciato. Allora vi dico una cosa: questo che si può avere il gusto bruciato è giusto, però qua dipende ora il punto quanto carbone ovviamente ci mettete. Quando voi fate questa tecnica di braciera, come già detto, cominciate con poco calore. Se vedete, ok, già sta arrivando alla sua temperatura, o ci potete mettere più carbone, se vedete che il tabacco è molto resistente al calore, oppure potete iniziare con più calore. E quando vedete che il tabacco arriva alla sua temperatura, cominciate a levare. Questo dipende sempre da vari tipi di tabacco. Ci sono quelli che sono belli umidi, pieni di melassate. Ci sono quelli di tabacco di tipo che hanno meno di melasse. E qua si deve sapere una cosa: più melassato è il tabacco, più calore può resistere. Ovviamente perché è più bagnato.
In questo punto che avete visto il tabacco è bello melassato, ho bisogno di più calore. Ora ci mettiamo un altro pezzo, piccolo, tale modo che arriva alla sua temperatura. Piano piano funziona. Poi sul tipo di carbone, vi consiglio sempre di usare il carbone a base di cocco e non quella a accensione veloce, perché quella a accensione veloce vi può far procurare sempre mal di testa. Non sempre, però ci sono certi carboni, quelli di accensione veloce, che sono in maggior parte, che fanno venire mal di testa perché hanno più cose chimiche. Essendo che devono fare l'accensione veloce, che hanno il polvero, ma un po' di polvero, polvero nero, cioè polvero a sparo. Questo consiste per far accendere il carbone. In questi carboni a base di cocco non c'è questa cosa e vi fa procurare meno male. Secondo, potete giocarci più col calore, cioè li potete spezzare, perché spezzandoli ha pure il vantaggio che, ovviamente, pure che sono piccoli, ci può durare più a lungo questi carboni, confronto al carbone accensione veloce. Io fumo qua comunque con la narghilè della casa Gini, nome Gini Minimi. Come vedete funziona veramente buono, bene, buono. Ragazzi, scusatemi per il mio italiano, io ovviamente già del 2005 che sono qua in Germania, e essendo che non si parla tanto in italiano qua, piano piano scompare la lingua, io cerco veramente di non farmelo dimenticare questa lingua. Su questo tipo di preparazione, che cosa c'è di differente tra questa preparazione e quella preparazione classica che conosciamo noi? Il vantaggio è questo: essendo che il tabacco è più in alto e tocca pure la carta stagnola, vi fa venire il gusto più potente, confronte alla preparazione classica. La preparazione classica ha solo il vantaggio che quando voi fumate viene più fumo perché c'è più aria nel centro tra il cartasegnola e il tabacco. Un altro punto: se voi cominciate a sentire un po' di gusto strano, come il gusto di bruciato, cosa dovete fare? Ci soffiate. Se appena vi accorgete, oh, ma come strano, io quando ci soffio non succede niente. Ci sono due possibilità: o c'è una pallina qua dentro, lo smontate e levate la pallina, perché qua non c'è bisogno di pallina, o c'è la pallina appiccicata qua. Quando voi, se voi non avete quella pallina e c'è solo quella pallina e soffiate e non esce aria, dovete stare pure attento qua, perché appena voi soffiate e non fa uscire l'aria, può capitare che l'acqua vi sale fino alla braciera e vi fa rovinare tutta la brasera. Per non fare succedere questa cosa, controllate se la pallina è bella libera, in tale modo che quando voi soffiate esce pure l'aria. Ok, quando, come già detto, comincia a bruciarvi un po' la bocca, essendo che c'è gusto di bruciato, levate tutti i carboni, soffiateci, levate pure la cenere e cominciate a metterne solo due, se avete tre pezzi di carbone, ovviamente. Cominciate a lavorarci piano col calore. Sono pure due tipi di sensazioni strane. Si possono accorgere facilmente. Quando voi avete la sensazione di una specie di graffio, un gusto di
bruciato, ve lo accorgete quando voi soffiate l'aria fuori, in questo caso. Quando voi soffiate l'aria, c'è il fumo e sentite questa sensazione. Questo è un tipo graffio. Graffio consiste quando il tabacco è bruciato, c'è un gusto di bruciato. Poi c'è un altro tipo di sensazione. Quando voi tirate, in quel minuto dove voi tirate e sentite una sensazione strana, dovete stare attento, questo non è una sensazione di bruciato. Quando avete voi questa sensazione, significa che il tabacco non ha raggiunto la sua temperatura. Per evitare questo problema dovete mettervi più carbone, ci dovete dare più calore. Allora, due cose facili: quando voi buttate l'aria, c'è il fumo e sentite una sensazione strana, levatevi il carbone. Se voi tirate il fumo e avete una sensazione strana, ci dovete mettere il carbone. Sono due cose facili da avere in testa, cioè di non dimenticare. Come vedete, non ha nessun graffio, la sua temperatura ce l'ha bella raggiunta, non ho bisogno di levare o metterci carbone, tranne poco fa quando ho visto che, ok, non esce abbastanza fumo, ci si deve mettere un po' di carbone. E qua c'è ora il trucco, dovete imparare a giocare col carbone. Io vi do un consiglio: se voi ancora voi non avete questa esperienza di montare bene le braciere, non fate questi tipi di braciere, perché questi braciere, tipi di braciere, sono proprio quelli che hanno più esperienza con le narghile. Spero che vi sia piaciuto il video, spero che io ho potuto dare pure dei consigli. Se avete Facebook, venite sul gruppo Italia, Narghile Italia, che c'è un gruppo apposta per gli italiani, l'ho creato io da poco. Siamo, se non mi sbaglio, già 12 persone. In questo gruppo avete il vantaggio: prima vi potete contattare facilmente, secondo, io vi posso procurare più tabacco, carbone, narghile, qualsiasi cosa che volete, basta che mi scrivete su Facebook e già avete tutto in pratica. Allora, spero che vi sia piaciuto il video. Potete iscrivervi gratuito. Ci vediamo su Facebook. Spero che vi possa aiutare. Ci vediamo la prossima volta. Il vostro zio Narghile, a dopo.